Allora, mi fa piacere parlare del mistero del Natale dopo questa storia che ho ascoltato e che sicuramente non conoscevo e faccio mea culpa perché tanto mi presento un attimo perché sono qua. E, vabbè, sono un frate minore, lo vedete, e da 2 anni e mezzo faccio parte del consiglio della grande provincia del nord. Sapete che tutte le province dei frati del nord si sono unite, la sede legale è a Bologna della nuova provincia, si chiama Sant'Antonio, dedicata a Sant'Antonio, ma la sede amministrativa è a Milano. Io sto quindi a Milano e così ho avuto la grazia, che poi è anche un impegno, di ricevere dal consiglio della vostra fraternità cristiana dell'Opera Marella di partecipare ai consigli di amministrazione come, diciamo, ospite in sostegno di padre Gabriele. Quindi io ogni mese vengo qua, che si fanno i consigli alla sera, quindi dopo vengo a dormire qua e poi parto, ritorno a Milano, diciamo. E poi questo, diciamo, mi ha portato a conoscere diversi di voi, però oggi siete tanti e mi piacerebbe, cioè, so le comunità, sono riuscito un po' a entrare nel lavoro che fate, ma non abbino i luoghi alle comunità, ci vorrà ancora tempo. Cioè i luoghi alle comunità, i luoghi alle persone, le comunità alle persone che siete voi, che operate o che state nelle varie case. Ecco, mi hanno chiesto questo intervento oggi, che faccio volentieri e soprattutto volentieri dopo aver ascoltato Vincenzo, con cui ci conosciamo da questi 2 anni e mezzo, cioè, mi sembra un'amicizia, così, insomma, tante volte ci confrontiamo su diversi argomenti, ma ecco, la cosa bella di questa, spero, di questa giornata è che le parole che io vi dirò, che non sono altro che andare un po' più a fondo nella parola di Dio, nella scrittura, anche nei Vangeli, e non solo, è come se ricevessero un testimone. Cioè, prima Vincenzo ci ha presentato il testimone, cioè Don Olinto Marella, e dopo vediamo, ecco, dentro questa testimonianza cosa c'è. Cioè, lui in fondo, Vincenzo ha detto, in fondo alla sua relazione, che Don Olinto è rimasto fedele alla Chiesa. Non è da poco questa cosa qua, perché veramente i tempi del modernismo erano terribili. Per noi che li leggiamo, diciamo, io sono del 59, quindi sono nato praticamente durante il concilio, ma io ho sempre vissuto dopo il concilio, immagino la maggior parte di noi. Però la Chiesa è stata anche attraversata quegli anni terribili. E l'essere rimasti fedeli alla Chiesa, credo che, anche se non conosco gli scritti spirituali, comunque la fede, diciamo, di Don Olinto, credo che questo è possibile perché lui si è aggrappato al Vangelo, si è aggrappato alla figura di Gesù Cristo, ai suoi gesti, alle sue parole, perché altrimenti non si riesce, cioè, ad essere fedeli alla Chiesa quando ti scomunicano, quando ti tolgono il sacerdozio. E poi una cosa bella che dico già adesso, che poi sarà la conclusione invece della mia intervento, che lui, attraverso questo, diciamo, periodo molto sofferente, doloroso, che però è stato fecondo, come abbiamo sentito, ha vissuto la fede a partire da quel periodo lì, a partire da quella sofferenza, e accogliendo quella sofferenza, accogliendo quell'esclusione, potremmo dire ha fatto la volontà del Padre. E questo fatto è stato generativo, cioè lui veramente ha generato,
ha generato una comunità, ha generato delle opere, ha generato delle persone che si riconoscono in quel carisma lì e che siete voi anche, cioè che continuate a lavorare con i poveri, con le persone più abbandonate e che penso che nel vostro cuore abbiate anche il desiderio di testimoniare l'amore di Cristo verso, verso l'umanità, in particolare quella più abbandonata. Ecco, questa poi è la conclusione, ma adesso partiamo dall'inizio, che è questo, il mistero del Natale, no? Se vedete, io poi vi lascio questo foglio, se poi ve lo volete fotocopiare, perché non c'è per tutti, non sapevo per quanti farlo. Ci sono anche queste letture che aiutano a capire. Quello che ho cercato di fare è di non fermarci al presepe, perché il presepe può essere avvicinato e in questo periodo c'è molta retorica sul presepe, anche in chiave ideologica. Cioè, purtroppo abbiamo delle persone, parlo di alcuni governanti attuali, che del presepe ne fanno una bandiera per la cristianità, quasi volendo escludere le altre culture o comunque diciamo dicendo noi siamo cristiani perché facciamo il presepe. Ma questo che è vero, detto così, ma non si rendono conto cosa ci sta dietro il presepe. La figura che avete lì all'inizio, che è un mosaico di Rupni, che è un gesuita sloveno, artista, vedete chiarissimamente che Gesù ha le braccia aperte. Vi ricorda qualcosa queste braccia aperte? La croce. La croce. Nel presepe c'è la croce. Cioè, nel mistero dell'incarnazione è presente il mistero del male. Ricordatevi, se non andate a messa non lo so, ma comunque se diciamo seguiamo la liturgia della Chiesa, dopo la notte del 24 c'è la messa dell'aurora, dove ancora ci sono i racconti di Luca sui pastori, sulla nascita a Betlemme, nella capanna, eccetera. Ma già se andate a messa a mezzogiorno, insomma nel giorno pieno di Natale, trovate il prologo del Vangelo di Giovanni che io vi ho riportato. Poi il giorno dopo, il 26, c'è la festa di Santo Stefano. Cambia il colore, da bianco diventa rosso, perché è un martire. Poi il giorno 27 c'è la strage degli innocenti, cioè viene ricordata quella strage che Erode ha fatto fare dei bambini primogeniti appena nati perché voleva uccidere Gesù, e quindi, ma Gesù era in fuga, già in fuga in Egitto. Quindi il Natale non è solo festa, ecco, non è solo luce bianca, ma è anche luce rossa, è anche colore rosso. Il colore rosso indica il sangue, quindi indica il mistero del male che uccide, che elimina la vita. Quindi da una parte la vita che è apparsa, dall'altra la vita che è in pericolo, no? E Stefano viene diciamo ucciso a Gerusalemme, è diacono fra i primi cristiani nella prima comunità, e i bambini di Betlemme non hanno nessuna colpa se non quella di essere nati nello stesso periodo di Gesù. Ecco, questo ci dice che c'è un mistero del male e Gesù è venuto dentro questo mistero. Già, se guardiamo velocemente, io ho segnato in eretto queste frasi. Ecco, questo grande prologo del Vangelo di Giovanni, bellissimo, difficile, dove si parla della divinità di Gesù. Però se andiamo ben vedere si parla anche del rifiuto che lui andava a subire.
e quindi il mondo non lo ha riconosciuto, venne tra i suoi non l'hanno accolto. Lui era la vita era la luce, ma la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno vinta. Ecco, Gesù ha in qualche modo e nel modo più pieno, più autorevole, manifestato il volto di Dio. Ma non possiamo comprendere il volto di Dio se non ci avviciniamo, quindi, se non guardiamo il suo esempio, se non guardiamo, non conosciamo la sua storia. I padri della Chiesa dicevano che Dio è diventato un figlio degli uomini affinché gli uomini potessero diventare figli di Dio, ma questo lo ha potuto fare abbracciando completamente la nostra umanità e quindi è andato negli ultimi posti, perché se noi diciamo la redenzione, no? Questa parola che poi non sappiamo bene cosa vuole dire, ma guardiamo l'esempio di Gesù. Quando lui è venuto su questa terra e ha obbedito alla volontà del Padre di venire, potremmo immaginare che nella Trinità il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo abbiano fatto una piccola riunione dove hanno guardato gli uomini, l'umanità immersi in questo mistero anche di iniquità. La legge di Mosè non era servita perché molti erano, diciamo, tanto quelli che non la conoscevano e poi quelli che la conoscevano non gli obbedivano, e hanno detto: qualcuno deve andare tra gli uomini per imparare, far imparare agli uomini a conoscere Dio, qual era il vero volto di Dio, ma anche per che gli uomini potessero accogliere Dio, che gli uomini potessero dimorare, essere capaci di far abitare Dio nella loro vita. E il figlio ha obbedito e quindi c'è poi tutta la storia che conosciamo dall'annunciazione fino alla nascita di Gesù, i 30 anni che non vengono mai raccontati, ma sono importantissimi perché Gesù ha fatto la vita di tutti noi, quindi ha lavorato, è stato in famiglia, aveva gli amici, no, noi conosciamo i 3 anni di vita pubblica, ma anche la vita di Nazareth è fondamentale per questo mistero di incarnazione, perché era il figlio di Dio, ma viveva normalmente. Quindi questo già ci dice, quando noi viviamo la nostra vita, il nostro tran tran di tutti i giorni, portiamo dentro di noi la divinità, perché siamo figli di Dio, siamo diventati figli di Dio nel battesimo, proprio perché Gesù si è unito a tutta l'umanità. Però attenzione, Gesù è diventato uomo, ma le scritture che io vi cito lì, che sono un po' complicate, dicono che ha assunto tutta l'umanità e che è divenuto uomo in quel modo particolare. Non, per esempio, avrebbe potuto essere un figlio dell'imperatore romano. Già gli imperatori erano divinità, gli egiziani pensavano che i faraoni fossero dei, c'erano nei romani le statue da adorare, no? Perché al capo gli si deve dare una importanza, quindi è come Dio, no? Che è da obbedire. Ma invece non ha scelto di diventare il figlio di Cesare, che era l'imperatore Tiberio Cesare al suo quando è nato, ma ha scelto Nazareth, che ha scelto Betlemme e poi è stato abitato a Nazareth, posti assolutamente che non contavano niente nell'impero romano. Ma non solo, poi ha fatto questa vita normale per 30 anni e dopo si è occupato soprattutto delle persone più emarginate, è diventato, a forza di frequentarle, perché noi conosciamo i miracoli e rimaniamo ah che bello, ha fatto i miracoli, ma i miracoli non sono che segni per dire Dio è vicino ai lebbrosi, Dio è vicino agli zoppi, ai ciechi, ai sordi. Qualcuno viene guarito, certo,
ma il segno che dobbiamo cogliere è che Gesù si occupa di loro, ha cura di loro. Quindi molti, se rileggete bene i miracoli, non si dice guarisce, ma il verbo è curare, li cura, cioè ne ha cura. E poi dopo è arrivato fino alla morte di croce, che era il più segno più ignominioso, la pena più terribile, quella che davano veramente agli stranieri, alle persone senza dignità. E lui è stato con due ladroni, cioè con le persone senza dignità, uno buono, uno cattivo, ok, però è stato in mezzo a loro, ha voluto veramente arrivare all'uomo non solo povero, che era, mettiamo, povera la sua famiglia, però c'aveva il papà falegname, la Maria che si occupava della casa, probabilmente ha lavorato anche lui come familiare, per imparare un mestiere, non avevano granché, però avevano da vivere. Ma lui non, ha scelto la miseria. C'è un padre che a me piace molto in Francia, è morto adesso, che ha fondato un'associazione che si chiama Quarto Mondo, un certo padre Brzezinski, che dice che Gesù è figlio di Dio, uomo fatto miseria. Io credo che per voi questo sia molto importante, no? Perché essere vicini alle persone che non contano niente, per restituirgli una dignità che è difficilissima da ricostruire, e tante volte ci si prova e poi si va indietro, ci si riprova ancora e poi si va indietro, e ancora si riprova e ancora non si ottiene. Se ci si mette dalla parte di queste persone, si fa una scelta in campo sociale inevitabile, perché le istituzioni sì, ci sono, aiutano, fanno le convenzioni, danno le rette, ma di fronte a casi disperati non ce la fanno neanche loro, ecco, a tenerli dentro. Ecco, Gesù è andato fino in fondo, ha scelto la compagnia con queste persone. E la sua obbedienza al Padre lo ha portato fino a quel punto, anzi, fino alla morte di croce. E questo versetto, diciamo, di Ebrei 5, no? Imparò l'obbedienza da ciò che patì. È molto importante, perché non dobbiamo pensare che Gesù ha scelto la sofferenza e così, soffrendo, ci ha redenti perché Dio, il Padre, gli ha dato il merito di questa sofferenza. No. Lui ha colto talmente fino in fondo il disegno del Padre di volere salvare tutti gli uomini e manifestare agli uomini il volto di un Dio di amore, compassionevole, un Dio di misericordia, che ha attraversato anche la morte, accogliendola come volontà di Dio. Ed è bello questo, sempre nell'Ebrei 5, nella sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo. Da morte, per il suo pieno abbandono a lui, viene esaudito. Quindi viene esaudito, ma non perché il Padre lo toglie dalla morte. Conosciamo Gesù nel Getsemani, i suoi pianti, la sua preghiera, Dio fai, passa da me questo calice, poi però dice, ma sia fatta la tua e non la mia volontà. Ecco, imparare l'obbedienza dalle cose che patiamo lo facciamo anche noi, perché tutti nella nostra vita abbiamo attraversato momenti di difficoltà, di rifiuto degli altri, e accogliendo, però solo se noi accogliamo, non perché Dio ce l'ha mandata apposta per farci star male, attenzione, Dio non vuole sacrifici di sangue da noi, ecco, vuole comunione con Lui. Quindi se noi riusciamo a vivere quel momento di difficoltà nell'unione con Dio, quel momento lì diventa fecondo. Per Gesù ha voluto dire redimere la nostra umanità e cancellare i nostri peccati a coloro che si affidano a Lui. Per noi lo possiamo fare solamente se siamo uniti a Cristo nella sua sofferenza, nella sua passione.
ma non, ripeto, perché Dio vuole che soffriamo allora e vuole che è così l'unico modo perché il mondo vada bene, no. Come Don Olinto, no? Accolto questi anni di sofferenza grande per lui con quella fede in Gesù, aggrappandosi al Vangelo, e ha imparato l'obbedienza alla Chiesa, purtroppo mi viene da dire, ma l'ha imparata attraverso le cose che ha patito. Ecco, ancora una cosa però importante, se noi ci diciamo di sì a Gesù figlio di Dio, fatto uomo nella miseria della miseria, è chiaro che tutte le nostre relazioni devono cominciare a cambiare, perché gli altri non sono più persone su cui prevalere, ma sono persone a cui stare accanto, sono i nostri prossimi, e quindi dobbiamo vedere tanti loro bisogni più che la nostra l'orgoglio, ecco, di andare avanti noi per quello che siamo. E non solo, dobbiamo condividere anche pian piano, perché non è semplice, questo movimento di Gesù verso la miseria, non solo verso la povertà, ma proprio verso questa umanità ferita, misera, che non ha dignità, a cui semplicemente restituire dignità, non tanto risolvere i problemi, che sono problemi alle volte insolubili, sociali, enormi. Forse questa è stata anche la scelta di Don Olinto a un certo punto, no? Di dire sì, posso andare, posso, conosco il metodo Montessori, conosco come si chiamava quella filosofa, Giacomelli, però dopo lui è stato con i bambini miseri, cioè ha convissuto con loro, ha condiviso la vita, ci è riuscito a salvarli, alcuni ci sarà riuscito, alcuni forse hanno continuato nella loro condizione di non dignità umana, ma l'importante è stato questo immergersi in questo mondo e mantenere la fede, non bisogna dire, mantenere questo rapporto con Dio. Bene, io avrei finito, perché si potrebbero dire tante cose, ma il nucleo è questo qua che volevo comunicare.